Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Porto i saluti della Presidente Caladice che per motivi di viaggio in questo momento non può essere qui con noi. Ecco, diamo la continuità ai nostri mercoledì. La settimana scorsa abbiamo avuto il professor D'Ambrosio che ci ha illustrato molto bene l'innovazione scolastica, i nuovi ambienti di apprendimento, lavorare per ambienti di apprendimento. Abbiamo parlato di patti territoriali. Abbiamo parlato di scuola senza voti, insomma, ci siamo davvero immersi in tutto quello che può essere utile per costruire una scuola a misura di ogni ragazzo con una personalizzazione che crei il benessere. E proprio di benessere e di attenzione e di cura oggi vogliamo parlare con la dottoressa Roberta Santorio, è una psicologa dello sviluppo e dell'educazione. Esperta di ambienti educativi scolastici proprio perché segue e lavora in una scuola, per cui segue quello che è il percorso scolastico, ecco, dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Lei ci aiuterà proprio a riflettere oggi sull'alunno come con disturbo specifico di apprendimento. Ci darà degli strumenti utili per la lettura delle diagnosi e soprattutto, ecco, per l'applicazione di alcuni strumenti dei quali possiamo comunemente e quotidianamente servirci. Grazie, dottoressa, a lei la parola. Grazie mille. Allora, io oggi vi parlerò dell'alunno con disturbo specifico di apprendimento. I disturbi specifici di apprendimento fanno parte dei disturbi del neurosviluppo. I disturbi del neurosviluppo sono all'interno di questa categoria perché analizziamo il nome neurosviluppo. Quindi hanno un'origine neurobiologica, quindi hanno un'origine che è di base genetica e sviluppo perché l'esordio del disturbo è nelle prime fasi dello sviluppo del bambino. Come si manifesta il disturbo all'interno dei bambini? Crea uno sviluppo che può essere sia tipico sia atipico di alcune delle funzioni, di alcune delle funzioni. Quindi possiamo trovare, ad esempio, un funzionamento cognitivo nella norma, ma un linguaggio che può essere non pienamente congruente con l'età, oppure uno sviluppo motorio che può essere deficitario. Quindi abbiamo uno sviluppo del bambino che è disomogeneo. Questo che cosa compromette? Compromette il funzionamento del bambino in alcune o a seconda del disturbo in tutte le sue aree di funzionamento, che possono essere l'area personale, sociale o scolastica. Prima di parlare dello specifico dei disturbi specifici di apprendimento, vediamo un po' insieme a quali altri disturbi vengono inseriti. I disturbi del neurosviluppo sono sei. Troviamo appunto il disturbo specifico dell'apprendimento, il disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, il disturbo della coordinazione motoria, il disturbo dello spettro autistico, la disabilità intellettiva e il disturbo del linguaggio. Questi sei disturbi sono tutti quanti disturbi del neurosviluppo perché hanno delle caratteristiche in comune. Come abbiamo visto, hanno tutte un'insorgenza precoce e un'origine biologica e sono presenti durante tutto l'arco della vita. I bimbi con disturbi specifici dell'apprendimento sono tutti diversi fra di loro, ma una cosa li accomuna. Se avete presente i profili di... Facciamo un passo indietro.
Se avete presente le diagnosi dei bambini con disturbi specifici di apprendimento, potete trovare all'interno della diagnosi la dicitura scritta in tre modi diversi. Come disturbo, quindi disturbi specifici di apprendimento sono 4 e sono la dislessia, la disortografia, la discalculia e la disortografia. La possiamo trovare scritta anche come codice. I DSA fanno tutti parte del codice F81. Quindi F81.0, che è la dislessia, F81.1, F81.2 e F81.8. Quindi tutti gli F81 sono appartenenti ai DSA e possono essere anche scritti secondo la definizione del manuale. Quindi potete trovare il codice, quindi F81.1, e ad esempio la definizione, quindi disturbo specifico della lettura, che equivale alla dislessia. Potreste se no trovare il codice F81.3. Cosa vuol dire F81.3? È il disturbo misto delle abilità scolastiche. Vuol dire che il bambino avrà una comorbidità, cioè avrà un disturbo che potrebbe essere un disturbo specifico legato alle abilità aritmetiche, con anche un disturbo specifico della lettura. Quindi sarà ad esempio in comorbidità la dislessia con la disgrafia o la discalculia con la disgrafia. Devono esserci almeno 2 disturbi per avere il codice F81.3, che sono i disturbi misti delle abilità scolastiche. Fuori della tabella trovate un altro codice che fa sempre parte degli F81, ma non è minimamente legato ai disturbi specifici di apprendimento. È il codice disturbi evolutivi delle abilità non specificati, oppure disturbo dell'apprendimento non altrimenti specificato. Questo codice non rientra tra i disturbi specifici di apprendimento. Viene dato, ad esempio, nei bambini con un ritardo, quando le difficoltà in lettura sono talmente gravi da non essere però spiegate solo dalla disabilità intellettiva. E quindi viene dato anche questo codice. Però perché non fanno parte dei DSA? Perché uno dei criteri di esclusione per i bimbi con DSA è che il funzionamento intellettivo, quindi l'intelligenza, deve essere nella norma o al massimo borderline. Cosa vuol dire borderline? Che non deve essere inferiore ai 75 punti. Ok? Un'altra cosa che accomuna tutti i bimbi con disturbi specifici di apprendimento, anche se all'apparenza sono tutti diversi, hanno tutti punti di forza e punti di debolezza che possono risultare diversi, ma nel loro profilo di funzionamento hanno una caduta comune, che è la memoria di lavoro. La memoria di lavoro fa parte delle funzioni esecutive, insieme all'attenzione, alla capacità di problem solving, alla capacità di pianificazione. Anche la memoria di lavoro è
una delle funzioni esecutive ed è una funzione esecutiva che è deficitaria in tutti i bambini con DSA. Che cosa vuol dire memoria di lavoro? La memoria di lavoro è un sistema che permette di immagazzinare per un tempo limitato informazioni che sono necessarie per una successiva manipolazione. La memoria di lavoro è parte integrante della memoria a breve termine. La memoria di lavoro, essendo parte integrante della memoria a breve termine, se reiterata, può diventare memoria a lungo termine, quindi è fondamentale per lo studio. È divisa in tre parti e un sistema esecutivo che le governa. Quindi c'è il sistema esecutivo centrale che gestisce tre componenti: il taccuino visuospaziale, il buffering episodico e il loop fonologico. Il loop fonologico aiuta a processare e mantenere informazioni di tipo verbale. Ad esempio, è il tipo di memoria che è fondamentale durante i dettati. Quando ascoltiamo un dettato, i bambini ascoltano un dettato e li vedete che ripetono una parola, lì è il loop fonologico che entra in gioco. Oppure quando, ad esempio, quando cerchiamo di imparare a memoria un numero di telefono e continuiamo a ripetere quei numeri. Quello è il loop fonologico. Il taccuino visuospaziale ci permette di mantenere e processare materiale di tipo visivo e spaziale. Ad esempio, ci permette di guardare un'immagine alla lavagna, mantenerla in memoria e riprodurla sul quaderno, oppure di copiare delle parole scritte alla lavagna o un brano. Quindi di mantenere l'informazione in memoria, ricordarla, capirla, processarla e scriverla. Se no, se il taccuino visuospaziale non funzionasse, noi dovremmo ricopiare parola lettera per lettera. Il buffering episodico ci permette di integrare e mantenere sia le informazioni che provengono dai due sistemi, sia anche informazioni che sono un pochino più lunghe. Quindi ci permette di mantenere in memoria e manipolare, ad esempio, brevi racconti o le storie. Se le informazioni vengono reiterate e continuate a processare, passano dalla memoria di lavoro, e quindi alla memoria a breve termine, alla memoria a lungo termine. In tutti i bambini con DSA, questo sistema è deficitario, quindi hanno problemi nella memoria di lavoro. Questo cosa comporta? Che hanno difficoltà, ad esempio, a ricordarsi le date, a ricordarsi i nomi delle persone o i nomi specifici, oppure, ad esempio, che hanno difficoltà di imparare nuove parole. Guardiamoli uno per uno. Quindi abbiamo detto che i disturbi specifici di apprendimento si dividono in dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia. Che cos'è la dislessia? La dislessia è un disturbo specifico della lettura. Quindi può essere, si va a valutare sotto due categorie: l'affluenza e la velocità. Cosa vuol dire l'affluenza? L'affluenza è la correttezza. Quindi possiamo trovare dei bambini che sono molto scorretti perché cercano di essere un pochino più veloci, o dei bambini che cercano di fare meno errori e quindi sono un pochino più corretti, ma dando la loro attenzione alla correttezza, sono molto molto lenti. Oppure bambini che sono molto scorretti e molto lenti.
L'italiano, a differenza di altre lingue, è detto una lingua trasparente. Cosa vuol dire una lingua trasparente? Le lingue trasparenti sono le lingue che si scrivono come si pronunciano. Invece, ad esempio, l'inglese è una lingua opaca, perché la pronuncia e la scrittura sono differenti. L'italiano, essendo una lingua trasparente, cosa comporta? Che con la crescita questi bambini tenderanno a fare un pochino meno errori. Con la crescita si intende da le medie, ma più probabilmente più si vede molto di più questa cosa verso il liceo e l'università, sono bambini, sono ragazzi, quindi che sono più corretti rispetto a come erano da bambini, ma rispetto ai coetanei sono molto molto lenti. Questo deriva dal fatto che l'italiano, essendo una lingua trasparente, permette con la crescita una maggiore correttezza. Comunque, quali sono gli indicatori o comunque gli errori tipici che troviamo in un bimbo con dislessia? C'è la confusione fra tutte le lettere che sono o foneticamente simili o simili da un punto di vista grafico. Quindi la M con la N, la A con la E, la T con la D, ad esempio la T con la D è simile da un punto di vista fonetico, come anche la F con la V, la P con la D. Oppure si crea confusione fra tutte quelle lettere che sono la cui lettura è unicamente derivata da un punto di vista spaziale. Ad esempio la B, la D, la P e la Q, soprattutto in stampato minuscolo, si leggono unicamente, la differenza di lettura deriva unicamente dalla posizione. Se la pancia è rivolta verso destra o verso sinistra, o la linea è rivolta prima o dopo la pancia, verso il basso, se sono una P o una Q. Un altro errore molto comune è la fusione o la separazione illegale di parole, o l'aggiunta o l'omissione di lettere, oppure errori derivanti dall'anticipazione di parole. La cosa più comune che troviamo in questi bambini è una lettura comunque molto sarà sempre una lettura molto lenta e stentata, e tendenzialmente per le parole lunghe e complesse sicuramente sillabica. La disortografia. La disortografia è un disturbo specifico della scrittura. Che cosa troviamo in questo disturbo? Sicuramente una lentezza nella scrittura. Gli stessi errori che si possono presentare nella lettura si possono presentare anche nella scrittura. Se viene data una diagnosi di dislessia, è sottintesa anche una diagnosi molto spesso di disortografia, perché se io non riesco a leggere in maniera corretta, a decodificare in maniera corretta i grafemi, avrò difficoltà a scrivere in maniera corretta. Quindi sicuramente farò errori di fusione, farò errori di doppie, invertirò le lettere perché avrò problemi con lettere che hanno suoni simili, che la cui direzionalità è l'unico indicatore di senso, quindi sempre le famose P, B, Q, D. La A con la O sono lettere che vengono molto spesso invertite, insieme alla E. Farò errori di accenti.
avrò problemi a livello sintattico, farò errori come in lettura e anche in scrittura con lettere che hanno, saranno foneticamente simili, quindi anche lì la F con la V, la R con la L, la P con la B. Capiterà di omettere lettere, sillabi o parti di parole. Soprattutto con l'aumentare della stanchezza, il tratto grafico di questi bambini diventa poco leggibile. Quindi possiamo trovare testi che iniziano con una calligrafia, con una buona scrittura e man mano che il testo va avanti e la fatica aumenta, il tratto grafico diventa poco leggibile o comunque peggiora. Il terzo disturbo è la discalculia. Che cos'è la discalculia? La discalculia è un disturbo specifico delle abilità numeriche e aritmetiche. Cosa vuol dire numeriche? Un disturbo delle abilità numeriche vuol dire una difficoltà di enumerazione e una difficoltà di operare trascodifica. Cosa vuol dire operare trascodifica? Passare da un canale a un altro. Quindi, ad esempio, passare da un canale orale a un canale scritto. Quindi, nel momento in cui il bambino sente un numero, operare trascodifica vuol dire scriverlo. Oppure, nel momento in cui il bambino ha svolto il calcolo e quindi ha scritto il numero, operare trascodifica vuol dire leggerlo. Ma la trascodifica non avviene unicamente con i numeri, ma anche con i segni della matematica. Quindi, ad esempio, chiamare una frazione con il giusto nome. Una cosa che succede molto frequentemente, hanno difficoltà, è con il linguaggio matematico. La matematica ha molti nomi e molti sinonimi. Quindi, ad esempio, addizione, somma, moltiplicazione. Molte cose vogliono dire la stessa cosa. Oppure le scritture hanno un diverso nome a seconda di come si scrivono. Ad esempio, un errore molto tipico è nel momento in cui scrivono una frazione, ad esempio 2 fratto 3, invece di dire 2 terzi, dicono 2 alla terza. Quello potrebbe non essere un errore dettato alla non comprensione delle frazioni e delle potenze, ma essere un errore di trascodifica. Cosa vuol dire invece difficoltà di enumerazione? Questi bambini hanno, se ci fate caso, soprattutto si vede tantissimo in prima elementare, ma anche alle classi dell'infanzia. Di solito i bimbi in prima elementare arrivano e sanno contare fino a 10. Loro non ci riescono. E un'altra cosa, quindi hanno difficoltà nel conteggio in avanti, ma ancora di più si vede questa cosa nel conteggio all'indietro. Quando contano all'indietro, non riescono a contare, saltano i numeri, quindi può essere che saltano da un numero all'altro, saltino delle decine, oppure a un certo punto del conteggio all'indietro si interrompano e ricomincino a contare in avanti. Ma questa cosa a cosa è legata effettivamente? Alla loro difficoltà del senso del numero. Cosa vuol dire il senso del numero? La capacità è innata, che è in tutti i bambini, di associare a un numero una quantità. Hanno fatto degli studi anche nell'antichità, negli uomini primitivi,
avevano il senso del numero, anche gli uomini primitivi avevano la capacità del senso del numero, cioè avevano il senso del numero 1, 2 e molti. Invece, in questi bambini il senso del numero non è perfettamente sviluppato. Quindi questo si collega alla difficoltà della numerazione, si collega anche, ad esempio, alla difficoltà che hanno di contare con le dita. Ad esempio, preferiscono molto di più smontare l'astuzzo quando iniziano a fare le prime somme, piuttosto che aiutarsi con le dita, perché gli dà molto di più chiarezza sulle quantità che usare le proprie mani. Questo si ricollega alla loro difficoltà del calcolo, quindi alla difficoltà delle abilità aritmetiche. La loro difficoltà delle abilità aritmetiche ovviamente si ripercuote alla difficoltà del calcolo, che potrebbe essere molto semplice da risolvere dopo una certa età, dando la calcolatrice come misura dispensativa e compensativa, però facendo sempre attenzione, tenendo presente comunque la loro difficoltà nel senso del numero. Quindi molto spesso, quando svolgono un calcolo con la calcolatrice, se non hanno digitato bene un segno, da una moltiplicazione potrebbe venirgli un numero più piccolo e loro potrebbero darlo tranquillamente per assodato, perché gliela svolta la calcolatrice quel calcolo, e quindi sono sicuri che è giusto. E non avendo il senso del numero, non si rendono conto che da due numeri, avendo fatto una moltiplicazione, dovrebbe dare un numero più grande e non uno più piccolo, e qui non mettono assolutamente in discussione il risultato. Quindi da questa difficoltà di senso del numero derivano le difficoltà nel calcolo e le difficoltà nell'numerazione. Quindi in generale hanno difficoltà nella scrittura di numeri, nell'enumerazione, ricollegandoci anche ai problemi in memoria di lavoro, nelle tabelline, nelle procedure di calcolo, sia per i problemi di calcolo, sia per i problemi di enumerazione che nelle difficoltà di trascodifica, ma anche perché molto spesso questi bambini potrebbero avere delle difficoltà visuospaziali. E quindi un problema nelle procedure di calcolo potrebbe anche essere il metterle in colonna, oltre che nell'operare trascodifica. Per quanto riguarda la disgrafia è il disturbo dell'espressione scritta. Come si manifesta? Va sempre vista sotto due parametri, quindi la velocità e il tratto grafico alterato. Sono bambini che quando si trovano a scrivere a mano sono molto molto lenti e il loro tratto grafico, quindi la loro scrittura, non risulta leggibile, ma non risulta leggibile sia dall'insegnante o da chi va a leggere i loro scritti, sia da loro stessi, quindi hanno una scrittura incomprensibile sia per se stessi che per gli altri. E questo è un dato molto importante, perché ad esempio quando prendono appunti, quando scrivono un testo, non riuscire a capire ciò che si è scritto non ti permette di correggerti, di poterti rileggere, di poter controllare nulla di quello che hai fatto. Ok. Oltre alle difficoltà che siamo andati a analizzare, ci sono altre difficoltà che sono, come la memoria di lavoro, tipiche di tutti i bambini con disturbi specifici di apprendimento.
Ovviamente tutto ciò che è legato alla memoria può essere difficoltoso. Quindi, ad esempio, memorizzare i giorni della settimana, i mesi, gli anni, i mesi dell'anno, le stagioni, l'alfabeto, tutto ciò che è unicamente legato alla memoria e, ad esempio, non ha un appiglio. Non può essere agganciato, ad esempio, a un altro evento oppure a una filastrocca, un'altra cosa, può essere complicato da imparare. Può essere difficile leggere l'orologio, perché l'orologio è sia una competenza visospaziale che una competenza basata sulle tabelline. Quindi mette in campo sia tante componenti diverse. Possono avere difficoltà nell'orientamento spaziale. Molto spesso sono bimbi un pochino goffi, non hanno una buonissima motricità, né globale né fine. Quindi, ad esempio, possiamo vederli che sono in soprattutto quando sono piccini, vederli in difficoltà nei lavoretti manuali, nel ritagliare con le forbici, non hanno un ottimo equilibrio. Un po' per quello che dicevamo prima sul fatto che i disturbi del neurosviluppo erano un po' tutti collegati. Ad esempio, un'altra difficoltà che potrebbero avere è riconoscere la destra dalla sinistra, l'alto dal basso, orizzontale dal verticale, tutto ciò che è dicotomico. Andiamo un po' a analizzare gli indicatori precoci. Come abbiamo detto, possiamo avere degli indicatori dati dalle abilità motorio-prastiche. Quindi, non avendo un'ottima motricità, grosso o fine, sicuramente un indicatore può essere una scarsa modalità, sia fine che globale. Quindi sicuramente difficoltà nel ritagliare o nel costruire, oppure anche una scarsa capacità, nel rappresentare o riprodurre figure geometriche, perché una delle comorbidità, oppure comunque uno degli indicatori, soprattutto nei bimbi con discalculia, è problemi nel viso spaziale. Possono avere difficoltà viso spaziali, quindi sicuramente anche qui possono avere difficoltà con tutti quei giochi che sono manipolativi o legati ai labirinti, e anche possono avere difficoltà appunto per quello che dicevamo prima sui suoni simili, eccetera, nel ripetere e individuare su suoni o sillabe o parole che possono essere simili. Allo stesso tempo, un altro indicatore può essere la difficoltà ad imparare filastrocco o frasi in rima, oppure problemi di memoria o nell'apprendere parole nuove. O anche difficoltà nel conoscere i significati delle parole. Perché questo? Perché molto spesso i bimbi con DSA hanno anche una comorbidità con il disturbo del linguaggio, o comunque hanno difficoltà di accesso lessicale. Quindi potrebbero essere, soprattutto quando sono un pochino più piccini, potrebbero avere un eloquio un po' lento e non molto ricco. Quindi potrebbero presentarsi con una scarsa capacità di costruzione della frase, oppure un vocabolario non molto ampio, sempre legato al fatto sia del deficit di memoria di lavoro, sia appunto per le difficoltà di accesso lessicale, soprattutto quando poi entrano in ansia.
Quindi andiamo a analizzare un po' quali strumenti potrebbero essere un pochino più utili. Abbiamo strumenti a bassa tecnologia, come ad esempio le mascherine per la lettura. Perché le mascherine per la lettura potrebbero essere comode? Perché permettono di evidenziare il rigo in cui il bambino, su cui il bambino deve leggere. Molto spesso questi bimbi tendono a perdere il segno perché non hanno un ottimo movimento oculare, fanno fatica. E quindi evidenziargli il rigo può essere un buono strumento a bassa tecnologia. Rispetto anche a quello che dicevamo prima delle difficoltà visospaziali, l'evidenziare il rigo permette anche di mantenere, di contenere un po' questa difficoltà. Potrebbe anche essere molto utile evidenziare il rigo se ci rendiamo conto che le difficoltà nel mettere in colonna sono derivanti da questo. Quindi se ci rendiamo conto che la difficoltà nel mettere in colonna è legata a un problema più di spazialità all'interno del foglio, potrebbe essere molto utile evidenziare i righi tramite il colore su cui devono essere inserite le singole, le unità, le decine, le centinaia in cui il bambino deve inserirle. Ad esempio, sempre parlando di strumenti a bassa tecnologia, può essere molto utile sia per tutti i bimbi con DSA, i quaderni con i righi colorati, sempre per questa cosa che dicevamo dei problemi visospaziali per la scrittura, perché aiutano anche a comprendere visivamente quando una lettera è grande, quando una lettera è piccola, l'orientamento delle lettere nello spazio e quindi anche a dare una direzionalità alle lettere, quando molto spesso queste lettere una direzionalità non sempre lo hanno. E quindi anche ad esempio a differenziare la D dalla P e così via, perché la D ha la stanga sopra la parte colorata, la P è la stanga sotto la parte colorata. Gli diamo una direzionalità visiva più chiara. Può essere utile la linea dei numeri, appunto per le difficoltà di numerazione e di calcolo, in cui per dare uno schema visivo dei numeri al bambino, quindi per aiutarlo a concretizzare questi numeri, quindi dare una quantità a questo numero astratto, che può essere anche utile per spostarsi all'interno dei calcoli, per i calcoli quando sono piccolini. Allo stesso tempo, sempre per i piccoli, può essere utile uno schema delle lettere con i quattro caratteri, soprattutto quando iniziano a scrivere, avendo problemi legati alla memoria di lavoro, potrebbero non ricordarsi le lettere dei quattro caratteri, a cosa, quali sono e a cosa corrispondono. Quindi avere uno schemino, possono portarsi dietro, potrebbe essere molto utile. Come può essere utile un formulario, pure per i grandi la tavola pitagorica o la ritabella, che è una tavola pitagorica colorata da ragazzi con i quadrati. Quindi hanno questa tavola pitagorica in cui i numeri primi sono tutti colorati di colori diversi e poi, partendo dai numeri primi, ogni altro colore viene colorato, ogni altro numero viene colorato a seconda del prodotto. Quindi, ad esempio, 2 è un numero primo, viene colorato di giallo, 3 è un altro numero primo, viene colorato di verde, 6 è il prodotto di 2 per 3, sarà colorato di giallo e di verde.
Questo è uno strumento molto utile quando si fanno le scomposizioni oppure il minimo comune multiplo alle medie, perché è un momento in cui la calcolatrice potrebbe essere un pochino più lenta per svolgere questi calcoli, invece questo strumento è molto visivo e può essere molto, molto funzionale per le scomposizioni. Dopodiché ci sono vari programmi di sintesi vocali gratuiti oppure altri programmi per le matte. Sempre parlando di mappe, le mappe sono un ottimo strumento che viene spesso inserito all'interno dei PDP. Come strumento compensativo e dispensativo, perché ovviamente questi bambini, avendo problemi di accesso lessicale, difficoltà nella memoria di lavoro, la mappa può essere fondamentale durante i compiti in classe o le interrogazioni per aiutarli a ricordare dei termini tecnici oppure delle date in storia. O dei nomi molto particolari in altre discipline. Poi esistono vari tipi di mappe. Esistono le mappe mentali, le mappe concettuali e le mappe parlate. Vediamo un po' quali sono le varie differenze. Le prime sono le mappe mentali. Le mappe mentali, come possiamo notare, sono delle mappe che di solito si creano mentre una persona prende appunti, quindi tendono a essere molto a flusso di coscienza, strutturate in base a uno o più argomenti, non hanno una gerarchia, ma possono essere circolari, possono avere più o meno disegni. Di solito sono scritte in base proprio al modo di pensare, il modo di raccogliere informazioni mentre lo studente, il ragazzo, ascolta una lezione. Quindi tendenzialmente sono poco strutturate. Invece la mappa concettuale è una mappa molto più strutturata. Perché questo? Perché le mappe concettuali sono la rappresentazione grafica in ordine gerarchico di concetti espressi in maniera sintetica. Quindi l'argomento principale viene inserito in cima e poi collegato tra di loro in ordine gerarchico, vengono inseriti vari argomenti secondari. Possono avere o una forma piramidale o una forma d'albero, oppure potrebbero avere, se il bambino ha un pochino più di difficoltà a livello visospaziale, una forma più legata a una linea del tempo, che potrebbe essere sia orizzontale che verticale. Possono avere più o meno immagini a seconda delle preferenze del ragazzo, ma sono la rappresentazione di un apprendimento significativo, perché in quanto richiedono la rielaborazione e la selezione delle informazioni. Quindi rappresentano effettivamente un processo di metanalisi che il ragazzo fa su quello che sta imparando. Quindi legge delle informazioni, studia delle informazioni, analizza ciò che ha letto,
cerca di capire ciò che per lui è più importante e crea una struttura gerarchica. La mappa parlata, invece, è sempre una mappa di base concettuale, quindi rappresenta un apprendimento significativo, perché è un apprendimento comunque attivo, dove il ragazzo attivamente comunque costruisce le sue conoscenze, perché elabora comunque le informazioni che sta leggendo. Ok? Ma c'è un'aggiunta alle mappe parlate rispetto alla mappa concettuale. All'interno delle frecce o dei nodi ci sono delle parole che possono essere o verbi o congiunzioni. Perché questo? Perché molto spesso cosa succede? Chi fa questo tipo di mappe? Le mappe parlate sono molto spesso utilizzate da bambini che hanno un disturbo del linguaggio o comunque difficoltà nella creazione delle frasi. E quindi la congiunzione o il verbo all'interno della freccia gli può essere molto utile nella strutturazione della frase perché gli dà una traccia. Quindi, ad esempio, vengono utilizzati da tutti quei bambini che di solito non farebbero le mappe come spontaneamente, ma farebbero, ad esempio, un riassunto. Però i riassunti non sempre possono essere il modo più funzionale per ripassare, oppure non sempre il riassunto può essere, ad esempio, utilizzato durante un'interrogazione o durante un compito in classe. Invece la mappa parlata aiuta sempre il ragazzo a strutturare la frase, perché all'interno dei nodi vengono inserite i verbi o le congiunzioni che aiutano proprio il ragazzo nella strutturazione della frase. Ma è comunque molto più sintetica rispetto a un riassunto. E quindi da tutto quel lavoro di meta-analisi e ricerca di informazioni e comprensione delle informazioni più importanti che dicevamo prima. Anche l'uso del colore è molto soggettivo. Ad esempio, ci sono dei ragazzi che si trovano molto bene con un uso del colore molto preponderante ed altri no. Questo potrebbe dipendere dalle difficoltà visospaziali che hanno. Se hanno una forte difficoltà visospaziale, l'uso del colore invece che aiutarli potrebbe confonderli, perché potrebbe rendere la mappa molto disordinata da un punto di vista visivo e quindi creargli poi difficoltà nel reperire le informazioni che stanno cercando. È molto importante che le mappe siano fatte dai ragazzi e che quindi piano piano aiutiamo i ragazzi a creare le loro mappe, sia perché la mappa è la rappresentazione del nostro modo di pensare, quindi ognuno di noi metterebbe in una mappa o che sia essa una mappa concettuale, una mappa mentale, una mappa parlata, delle informazioni differenti. Perché ognuno di noi poi effettivamente andrebbe a inserirci delle informazioni che o reputa più importanti, quindi non tutti reputiamo importanti allo stesso modo le stesse informazioni, oppure potrebbero inserire delle informazioni che invece delle potrebbero creare delle mappe che invece di avere all'interno le informazioni più importanti, avere le informazioni che sanno di non ricordarsi. E quindi questo lavoro di meta-analisi su come sono, come imparo, che cosa non mi ricordo, cosa reputo più importante, è fondamentale mentre si studia. Oltretutto,
C'è un'altra cosa molto importante per cui è fondamentale che le mappe le facciano i ragazzi, è che c'è un'enorme differenza quando una mappa la fa un adulto e quando la mappa la fa un ragazzo. Di solito, quando la mappa la fa un adulto, intanto è molto più facile studiare da una propria mappa che da una mappa di un altro. E poi, non so se avete notato, le mappe che vi ho fatto vedere io sono mappe con molte immagini. Di solito, quando è un adulto a fare una mappa, è un adulto non DSA. E quindi le mappe che tende a fare sono mappe invece molto scritte. Questi ragazzi, invece, tendono a fare mappe poco scritte. Questo perché? Perché molto spesso le loro difficoltà sono proprio nella lettura. Avendo difficoltà in lettura, le loro mappe saranno molto spesso molto per immagini. Perché questo? Perché l'immagine, se scelta da loro, li aiuta a reperire l'informazione, mentre la parola, intanto potrebbero leggerla sbagliata. E poi potrebbero sia leggerla sbagliata, sia anche avendo tante parole da leggere, potrebbero fare molta fatica e quindi metterci molto più tempo. Quindi, quindi se dovessero trovare una parola in breve tempo all'interno di una mappa, le parole da ricercare dovrebbero essere molto poche e collegate molto spesso a un'immagine che gli aiuta a cercare velocemente l'informazione che stanno andando a trovare. Prima di salutarvi volevo parlare di un'altra cosa, a proposito sia di DSA che in generale degli stili di apprendimento, visto che stavamo parlando di mappe. Molto velocemente. Esistono quattro stili di apprendimento diversi legati ai nostri canali sensoriali. Qui abbiamo uno stile visivo non verbale, uno stile uditivo e uno stile cinestetico. Prima vi parlavo dei riassunti e quindi che cosa sono i riassunti? I riassunti fanno parte di uno stile di apprendimento legato interamente alla lettura, che rientra in uno stile visivo. Tendenzialmente i ragazzi con DSA hanno principalmente come stile di apprendimento uno stile di apprendimento visivo non verbale e uno stile di apprendimento uditivo. Questo perché, avendo difficoltà di lettura, non riescono a focalizzarsi o comunque a fanno molta fatica durante la lettura o comunque hanno difficoltà a fidarsi al 100% di quello che leggono. Quindi tendono a ricordare molto di più le informazioni che hanno quando ascoltano le lezioni oppure tramite una lettura con le orecchie, quindi ad esempio tramite gli audiolibri o le sintesi vocali, oppure uno stile visivo non verbale. Cosa intendiamo con stile visivo non verbale? Uno stile visivo non verbale è legato appunto alle mappe.
quindi ha mappe, schemi, sottolineare i libri. Quindi il colore può essere un buon punto di un buon modo di percepire un buon modo di percepire per loro. L'ultimo stile di apprendimento è il cinestetico. Anche questo è presente nei ragazzi con DSA, anche se non quanto il visivo non verbale. Ad esempio, questo canale qui può essere rappresentato come farsi molte domande, utilizzare i post-it, vivere delle esperienze legate a quel compito, quindi tutto ciò che è più esperienziale può essere un buon modo per ricordarlo, perché possono agganciare lo studio più che alla memoria di lavoro, che è deficitaria, a un'esperienza che può essere più concreta. Con questo vi volevo ringraziare per la partecipazione. Grazie dottoressa, grazie tantissimo delle dettagliate informazioni che lei ci ha dato. Io che lavoro con i più grandi, ecco, mi veniva in mente proprio come effettivamente sia poi tutto riconducibile anche a chi lavora con la secondaria di primo e di secondo grado, chiaramente tarate sull'età. Mi è piaciuto tantissimo l'ultimo riferimento, oltre a tutti gli strumenti, l'ultimo riferimento allo stile di apprendimento, perché talvolta, ecco, mi ritrovo con ragazzi che magari lamentano il fatto che i docenti chiedano loro di prendere appunti, e questo sì, sicuramente nell'ottica di chi insegna può essere utile dare questa indicazione, ma in effetti, come ha precisato molto bene lei, non tutti i ragazzi hanno lo stesso modo per apprendere, quindi un ragazzo che può avere una tipologia di disturbo ovviamente ha un altro modo di apprendere piuttosto che il prendere appunti. Ecco, noi ci ritorneremo, ma soprattutto useremo ancora la vostra competenza, la sua e quella della professoressa Ruggero, appunto, che abbiamo avuto opportunità di conoscere, proprio per approfondire ancora di più e avere strumenti per poi poterli applicare nel quotidiano. Vedo che non ci sono domande, soltanto ci si lamentava dell'audio che probabilmente è sparito per un momento, ma adesso credo che la sua chiarezza, insomma, non ci dia motivo di chiedere qualcosa, ma se qualcuno deve scrivere lo faccia ora o mai più. Ma vediamo che siamo state già le 7 e quindi, ecco, noi la ringraziamo ancora davvero di cuore e siamo contente di poterla avere con noi per altre occasioni. Grazie a tutti, buona serata. Di nuovo, dottoressa, arrivederci. Arrivederci grazie a tutti. A te.